Buona giornata e buona Pasqua, ovviamente. Ancora in compagnia, ancora alle 11 come tradizione in questi giorni, giorni nei quali, come abbiamo spiegato ieri anche, ci avvicineremo in questo mese di aprile a quelli che sono gli eventi di questo mese, in particolare a quella che è quel 25 aprile che quest'anno celebreremo stando a casa e ricordando in modo un po' diverso, un po' particolare, ma lo abbiamo spiegato ieri, chi vuole può andarlo a rivedere, a risentire nella diretta di ieri. Oggi vogliamo parlare di Pasqua, però lo facciamo come tutti i nostri appuntamenti, un modo un po' inconsueto. Lo facciamo intanto ricordando un centenario che ricorrerà a breve, nel mese di maggio, il 18 maggio, che è il centenario della nascita di Karol Wojtyla, quello che diventerà poi Papa Giovanni Paolo II, che adesso è santo. Lo facciamo perché possiamo anche vedere delle immagini. Noi nei nostri viaggi siamo stati a Wadowice, ad esempio, il paese nel quale è nato Karol Wojtyła, 48 chilometri da Cracovia, un bel paesino. Noi siamo arrivati in un giorno di pioggia, ma abbiamo visto la chiesa, quella che vedete, che era la chiesa che l'ho visto battezzato. C'è, vedete, ancora il battistero dove fu battezzato lui e tutti gli altri bambini dopo e prima di lui, e dove lui ritornò da Papa, ed è ricordato appunto il suo ritorno da Papa in questa chiesa. Un paesino che lo ricorda con affetto, che ricorda la sua famiglia con affetto. Sua mamma morì che lui aveva solo 9 anni per un'insufficienza renale, e poi suo padre, che era un uomo d'armi, si impegnò per farlo studiare. Nel 1938 lasciò questa cittadina, Wadowice, per trasferirsi a Cracovia, si iscrisse all'università. E Cracovia ha un grande ricordo di Karol Wojtyła. Nel 1939 la Germania invase la Polonia, nel 1941, 2 anni dopo l'invasione della Polonia, moriva il padre di Karol Wojtyła, e nel 1942 Karol Wojtyła entrava in seminario, poi lavorò anche in una cava, fece molti lavori. Nel 1944 ci fu la rivolta a Varsavia e il 6 agosto di quell'anno, il lunedì nero, la Gestapo rastrellò Cracovia. Rastrellò Cracovia per portare via tutti i giovani, per evitare che si ripetesse quello che era successo a Varsavia. Ebbene, Karol Wojtyła riuscì a nascondersi durante l'irruzione della Gestapo in casa sua, dietro una porta. Si salvò da questa deportazione, si nascose nel seminario e poi di lì iniziò i suoi studi da seminarista. Venne ordinato presbitero nel 1946, il primo novembre del 1946, e da lì si trasferì a Roma, cominciò a venire a Roma per gli studi teologici. Però noi abbiamo visitato l'arcivescovado a Cracovia, dove lui fu vescovo, esercitò la sua azione pastorale. Ricordiamo che, tornato nel 1948 in Polonia, fu prima sacerdote in un paesino 25 chilometri da Cracovia, poi nel 1949 ritornò a Cracovia e nel 1958 fu nominato vescovo. Vescovo di Cracovia, a nominarlo fu Paolo VI, e di lì cominciò la sua opera pastorale come vescovo a Cracovia. A Cracovia, vedete, questo è il vescovado, è diventato un museo adesso, il museo che ricorda appunto i luoghi che hanno visto Karol Wojtyła vivere la sua attività a Cracovia, quando certamente non pensava sarebbe diventato poi pontefice, sarebbe salito al soglio di Pietro. Incontrava molta gente, i locali, vedete, dell'arcivescovato, qui incontrava molta gente, incontrava i giovani soprattutto, amava intrattenersi con loro.
In quello che adesso è il museo, la vecchia parte della casa arcivescovile dove viveva Karol Wojtyła, ci sono anche i paramenti sacri, vedete, e c'è lo studio suo dove lui invece studiava, dove scriveva, dove preparava anche i suoi discorsi. Qui in questa Cracovia Karol Wojtyła era una guida. Divenne vescovo, dicevamo, nel 64 arcivescovo di Cracovia, nel 58 fu nominato vescovo, nel 64 arcivescovo di Cracovia, nel 67 divenne cardinale e si distinse soprattutto per la sua attività anticomunista. Lui fece pubblicare sul suo giornale diverse pubblicazioni, fra l'altro ci fu anche una diatriba con Oriana Fallaci, perché lui fece pubblicare uno scritto della Fallaci, la Fallaci disse che lui non aveva i diritti d'autore, poi tutto fu risolto perché la legislazione polacca lo permetteva. Ma fu molto attivo in quella che fu la sua attività pastorale. Era un uomo di chiesa che incontrava la gente, che incontrava i giovani qui nell'arcivescovado, qui nella città, nelle chiese di Cracovia, ma era anche un sacerdote, un vescovo e poi un cardinale che non si tirava indietro, che nel momento in cui c'era da prendere posizione la prendeva, sempre ovviamente nel rispetto di quello che era il suo apostolato, quello pastorale. Nel 1978, alla morte prematura di Giovanni Paolo I, padre Papa Luciani, tornò a Roma per la seconda volta, perché era già venuto nel conclave che elesse Papa Giovanni Paolo I, e a sorpresa anche sua divenne Papa, salì al soglio di Pietro. Noi quando siamo stati a Cracovia abbiamo visitato l'arcivescovado, i posti in cui Karol Wojtyła, allora vescovo prima, arcivescovo e cardinale poi, ha esercitato la sua attività pastorale, abbiamo detto, in mezzo ai giovani, in mezzo alla gente, e perché sapevamo dell'imminenza del centenario della sua nascita e ci piaceva pensare di poterlo ricordare essendo stati lì dove è nato prima e dove poi ha operato come vescovo, arcivescovo e cardinale. Ma oggi è Pasqua, io vedo arrivare adesso Renata, saluto, ciao Renata, è arrivata in linea con noi. Che cosa facciamo per oggi? Oggi il centenario della nascita di Karol Wojtyła sarà il 18 maggio e ci torneremo nel mese di maggio. Oggi volevamo parlarvi di Pasqua, oggi è Pasqua, volevamo farvi i nostri auguri di Pasqua. L'abbiamo detto in apertura, lo facciamo sempre in modo un po' anomalo, visto che è una Pasqua un po' anomala. Allora, abbiamo chiesto a Renata, Renata è una delle nostre due guide quando andiamo a Cracovia, lei è polacca, è nata in Polonia, è cresciuta in Polonia, ha vissuto le Pasque così come si vivono in Polonia, con tradizioni che sono alcune molto simili alle nostre, una nazione profondamente cattolica la Polonia, ma con comunque delle differenze rispetto alla Pasqua che siamo abituati a celebrare noi. Anche per lei, come per noi, come per tutti voi, questa sarà una Pasqua diversa, la prima Pasqua che viviamo in casa, senza poter quindi partecipare a questa festa di resurrezione tutti assieme, ognuno dovrà farlo per conto suo. E allora abbiamo chiesto a Renata di raccontarci quella che è la Pasqua polacca e quella che sarà la sua Pasqua quest'anno. Allora, vedo che è pronta, vedo che è in linea. Io, Renata, lascio a te la linea direttamente, tu presentaci, raccontaci un po' la tua Pasqua, la vostra Pasqua lì in Polonia. Buongiorno, mi chiamo Renata, sono la guida di Cracovia
Sto facendo questo lavoro da 9 anni. Sono la guida per i turisti italiani. Allora io faccio vedere la mia città, racconto la storia, faccio vedere i posti più belli e questi più importanti e anche presento i personaggi legati a Cracovia. Io lo so che per voi italiani il personaggio più vicino al vostro cuore è Papa Wojtyła, che ha passato a Cracovia 40 anni e qui sono tanti posti legati a lui. Ha lasciato tanti ricordi. Fino ad oggi tanta gente ricorda la sua presenza qua. Noi siamo adesso nel periodo di Pasqua, ma non si sente atmosfera di Pasqua per niente. In questo periodo di coronavirus siamo chiusi nelle nostre case, la città è deserta, è atmosfera molto triste. Io ricordo atmosfera simile, triste, dal 2005, quando durante Pasqua di allora Papa Wojtyła stava morendo. Come adesso, guardiamo con dolore le notizie alla TV, anche allora seguivamo tutto. Normalmente le feste di Pasqua sono piene di speranza, piene di gioia. La città si prepara per tante settimane prima, perché Pasqua è la festa più importante per tutti i cristiani. Porta speranza per la vita rinnovata. Comincia il periodo più bello dell'anno. Ma oggi sentiamo solo un grande vuoto. Siamo preoccupati di tutto questo che succede. Abbiamo paura della nostra salute, della salute dei nostri vicini. Ci preoccupiamo del nostro lavoro. Abbiamo paura del futuro. Allora, non possiamo prepararsi bene come sempre. Non ci sono mercatini, non ci sono decorazioni nella città. Domenica scorsa, la Domenica delle Palme, non abbiamo potuto portare le nostre palme nella chiesa. Non so se avete mai visto palma tradizionale polacca, perché da noi non ci sono i rami di ulive, non ci sono le foglie delle palme. Allora noi prepariamo una composizione sulla base di un bastoncino fatta prima di tutto dai fiori e le piante secche molto colorate. Io ho preparato una piccola palma per farvi vedere, che è rimasta dall'anno scorso. Domani, cioè no, domani, dobbiamo questo cancellare. Sabato Santo, di regola, noi portiamo cestini con cibo a chiesa per essere benedetto. Ma quest'anno non è possibile. Quest'anno dobbiamo benedire il cibo alle nostre case. Nel cestino, di regola, si mette un agnello fatto in cioccolato o in pane o in ceramica. Uova, un pezzo di salsiccia, prosciutto, babka, un tipo di dolce tradizionale polacco che nella forma assomiglia un po' il vostro panettone, ma è meno dolce. Anche questo ho preparato per farvi vedere. Eccolo. E mettiamo nel cestino anche un po' di sale e rafano.
Questo cibo mangiamo nelle famiglie domenica di Pasqua, la mattina dopo la risurrezione. Quest'anno non è possibile partecipare neanche a risurrezione. Non possiamo partecipare a Triduum Paschale, cominciato giovedì, perché le nostre chiese forse non sono chiuse, ma le cerimonie religiose sono celebrate, ma c'è il limite di 5 persone. Solo 5 persone possono essere dentro la chiesa nello stesso tempo. Allora i vescovi raccomandano la partecipazione spirituale nelle nostre case. E possiamo partecipare a queste feste religiose tramite internet e televisione. Io ricordo da mia infanzia, ogni domenica di Pasqua mattina presto, perché la mia famiglia abitava di fronte alla chiesa di San Floriano. Questa chiesa legata a Karol Wojtyła, dove lui era vicario per 2 anni. E io da bambina, da ragazza piccola, dormivo ancora quando mia mamma camminava e accendeva le candele preparate in ogni finestra. 4 finestre davano sulla chiesa, dove la mattina presto, intorno alla chiesa c'era la processione di risurrezione. Le finestre erano decorate a parte delle candele anche con i quadri e con i fiori. E mi svegliavano passi della mia mamma, il suono delle campane e poi i canti dei partecipanti della processione. Poi dopo risurrezione, nonna tornava a casa e la famiglia si riuniva per il pasto più importante durante la Pasqua, la colazione di Pasqua, e mangiavamo prima di tutto questo cibo benedetto, poi tutto finiva con dolce, questa babka è un altro dolce detto mazurek, dolce preparato solo per Pasqua, dolce preparato questo dolce ha la forma rettangolare. È abbastanza basso e molto decorato. Anche questo ho preparato per farvi vedere. Certamente non da sola, ma questo è comprato. È decorato con una iscrizione Wesołych Świąt, ciò significa buone feste. È una decorazione di uva e un pulcino. A Cracovia ci sono anche altre tradizioni legate alla Pasqua e non saranno continuate quest'anno. Io non ricordo, nessuna Pasqua così questa sarà. Normalmente, nel giorno di Pasquetta, è organizzata la sagra, di Emaus, nel quartiere Zwierzyniec di Cracovia, vicino al convento delle suore norbertane. Il nome Emmaus ricorda l'incontro dei apostoli con Cristo strada facendo per Emmaus. Questa sagra normalmente è molto vivace, piena della gente. Vicino a questo convento sono poste tante bancarelle con giocattoli molto colorati, con dolci, fischietti nella forma dei uccelli, palloncini. È una cosa particolare, le figure dei ebrei fatte in legno. Questa è una sagra legata alla Pasqua, ma organizzata nel giorno di Pasquetta, ma giorno dopo, martedì dopo Pasquetta, è organizzata un'altra sagra, detta Rękawka. Nel quartiere Podgórze, ai piedi del tumulo dedicato al nostro regnante leggendario Krak.
Adesso, nei ultimi anni, questa sagra di Renkafka, a parte della vendita di tante cose nelle bancarelle, aveva la forma della ricostruzione storica, dove si presentavano tradizionali vecchi artigianati. Venivano organizzati i tornei cavallereschi e tradizionalmente la gente buttava dalla cima del tumulo uova e mele, perché questo tumulo probabilmente era la tomba di questo sovrano con il nome Krak, e la festa detta Renkafka è stata adottata dalla cultura cristiana, dalla cultura pagana, perché nel passato c'erano due feste dei morti, una in autunno e la seconda in primavera, e questa è in ricordo di questa festa di primavera. La gente nel passato credeva che nel primavera si svegliano le anime dei morti e tornano a terra, allora c'era bisogno preparare un ricevimento per queste anime. Quest'anno, durante il periodo di Pasqua, mi mancano tante cose, ma fra queste devo dire che mi mancano italiani a Cracovia. Perché da tanti anni, nel periodo di Pasqua, nelle strade della città si sentiva più la lingua italiana che la lingua polacca. Io sempre lavoravo con italiani, anche per questo, negli ultimi anni, mi piaceva ancora di più questo periodo, di Pasqua. Vorrei fare auguri di cuore, di buona Pasqua per tutti gli italiani. Vi auguro una Pasqua, prima di tutto salute, tranquillità, speranza. E volevo dire che vi aspetto di nuovo a Cracovia. Buona Pasqua. Grazie Renata, tanti auguri anche a te, ovviamente da parte di tutti noi. Oggi ci sono solo io in linea, ma gli auguri sono sinceri da parte di tutti noi. Gli auguri vanno a tutti voi che ci avete seguito, anche da parte di tutta la memoria viva, di tutto il nostro staff, del nostro presidente onorario, della nostra presidente, di tutti noi che in questi giorni cercheremo di farvi e di farci un po' di compagnia, perché poi questa compagnia serve un po' a tutti. Auguri di buona Pasqua. Il prossimo appuntamento, ve lo ricordo, è con il 15 aprile. Ed è con Diego, parleremo di IMI, parleremo di questa marcia di avvicinamento al giorno della liberazione, al 25 aprile, fatto in modo anche questo un po' particolare, con quelle pagine di storia che non sono scritte su tutti i libri, almeno sono scritte su pochissimi libri, così come abbiamo fatto oggi raccontandovi la Pasqua che non è la nostra, ma è la Pasqua di tutti noi, ma vissuta in una parte d'Europa diversa, a Cracovia. Grazie ancora Renata, grazie a voi che siete stati con noi. L'appuntamento a questo punto ovviamente è per le ore 11 del 15 prossimo. Ciao!